Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti. Allora, facciamo una piccola incursione, so che il programma è stato ricco, e facciamo una piccola incursione verso Oriente, verso la Cina, che è la materia di mia competenza. Mi è stato chiesto di approfondire questa particolare figura storica. Su Yangtze. E quello che farò. Faremo un percorso attraverso i nomi, ma non solo. Perché un tempo i cinesi avevano molti nomi, quindi si può attraverso la progressione dei nomi scandire le tappe della vita di una persona. Perché parlare di Sun Yat-sen oggi e perché parlarne in questo contesto? È la domanda che mi sono fatto quando mi è stato chiesto questo intervento. Io ho realizzato che è importante parlare di figure come Sun Yat-sen, non solo per il loro carattere esemplare, ma per quello che hanno rappresentato. Si potrebbe dire con una certa facilità che è una di quelle figure, di quei personaggi che hanno cambiato la storia. Ma in realtà non è vero, perché una persona singola non cambia la storia. Non esistono i buoni e i cattivi nella storia, o meglio, noi possiamo esprimere sui personaggi storici tutti i giudizi che vogliamo, a seconda dei nostri orientamenti politici, religiosi, filosofici, etici e quant'altro. Ma i buoni e i cattivi nella storia non esistono, non esistono nella loro singolarità. Per cui non esiste il buono e il cattivo. Ogni personaggio è personaggio perché parte di una trama, perché parte di un contesto, perché parte di una scena. Ed è molto importante quindi conoscere Sun Yat-sen non per la persona in sé, ma per quello che la persona può rappresentare ancora oggi. Non uso il passato, ha rappresentato, uso il presente. Ciò che la persona può rappresentare ancora oggi. Per questo ritengo che sia importante parlarne al giorno d'oggi. Sun Yat-sen, come tutti i personaggi storici e forse come ciascuno di noi, è un nodo. La singolarità di ciascuno di noi, la singolarità di questo personaggio storico, potremmo paragonarla a quella di un nodo. Quindi non esiste in sé e per sé, ma esiste solo in virtù dei fili che in quel nodo si intrecciano. Possono essere nodi molto stretti, possono essere nodi più lenti, a seconda delle figure che prendiamo in considerazione, ma a mio avviso è estremamente importante considerare i punti, i personaggi storici da questo peculiare punto di vista. Perché se no finiamo col considerare delle figure isolate che nel bene e nel male hanno fatto qualcosa di straordinario. Ecco, ripeto, il giudizio poi sta a ciascuno di noi. Noi viviamo in un'epoca storica molto bizzarra dove chiunque può permettersi di esprimere un giudizio anche al di fuori del proprio ambito di competenza. Quindi ognuno può
esprimere un giudizio sui personaggi storici, dopo averli conosciuti approfonditamente, è ovvio, se no diventa una chiacchiera da bar. Ma i personaggi storici vanno sempre inseriti in un contesto spazio-temporale. I personaggi storici hanno radici in un contesto temporale e in un contesto spaziale. A volte si tende a vedere la storia soltanto come un tempo. Ricordiamoci che la storia è anche uno spazio. Quindi Sun Yat-sen è stato Sun Yat-sen perché è nato e cresciuto in quel contesto spazio-temporale, socio-culturale particolare. Altrimenti sarebbe stato qualcun altro. Questa attenzione è un'enorme banalità da dire. Infatti, perdonate se inizio il mio intervento con questa banalità gigantesca, ma fuori di qui è una banalità che di solito si tende a dimenticare. Si tende a vedere le persone isolate. E invece non, dobbiamo sempre collegarle. Ricordiamo che ci sono sempre i nodi. Quindi cerchiamo di capire dove vanno i fili di Sun Yat-sen e perché si sono annodati in quel modo, in quel momento lì e in quel modo lì, e in quel tempo lì. Allora, cominciamo dal nome. Io ho iniziato usando questo nome, ma poi passerò ad usarne un altro, perché questo è il nome con il quale di solito viene ricordato nei nostri libri di storia. Sun Yat-sen. È un nome che Sun Yat-sen stesso non avrebbe usato per se stesso, quindi questo è molto singolare. Però anche questi grandi fraintendimenti storici di cui la storia è stracolma sono interessanti perché denunciano i rapporti tra una società e un'altra, tra una cultura e un'altra, tra una lingua e un'altra. Perché noi chiamiamo questo personaggio in un modo in cui lui stesso non si sarebbe chiamato? Allora, questo è un nome che lui usò per un breve periodo scolastico ed è un nome, almeno nella pronuncia che usiamo abitualmente, che in qualche modo riecheggia il cantonese, quindi una variante del continuum linguistico dialettale cinese. Perché anche qui noi siamo immaginati siamo portati a pensare il cinese come un'unità linguistica, ma non è così. Il cinese è un immenso continuum linguistico-culturale di cui fanno parte molti dialetti, noi li definiremo così. Il dialetto cantonese o lingua cantonese è uno di questi. Perché ve ne parlo? Non per fare la lezione di lingua, ovviamente, ma perché quello è il primo contesto in cui troviamo Sun Yat-sen. E lo troviamo anche attraverso questo nome falsato. Io vi ho messo al centro i tre sinogrammi che identificano questo nome. Il primo, a sinistra, è il cognome e il secondo e il terzo insieme rappresentano il prenome personale, perlomeno quello che usava in quel ristretto periodo scolastico. Sotto trovate la pronuncia cantonese, da cui è derivata la nostra pronuncia internazionale Sun Yat-sen, e in alto trovate invece la pronuncia mandarina Sun Yixian, che non è proprio abituale in cinese. Non è immediatamente riconoscibile questa figura come attraverso un nome Sun Yat-sen. Perché noi invece la chiamiamo così? Perché quel contesto cantonese, quel contesto socio-culturale, linguistico cantonese a cui accennavo, era strettamente annodato a quell'epoca, all'epoca della nascita di Sun Yat-sen nella seconda metà del XIX secolo, era strettamente annodato con un contesto internazionale più ampio, che potremmo in qualche modo riconoscere nel filo principale, quello britannico, che avevano in quella zona, nel delta del fiume delle Perle, dove si trova anche Hong Kong, tanto per dire, aveva in quella zona una delle sue basi più forti, una delle sue prime basi. E Sun Yat-sen nasce in quel contesto lì. Quindi non è un contesto di per sé isolato, è un contesto che, volenti o nolente, pacificamente o violentemente, era stato aperto e connesso con lo scenario internazionale. Anche qui non approfondirò ovviamente
tutti gli accenni che faccio, però immagino che sappiate anche per i fatti di cronaca più recenti che la questione cantonese è una questione che nasce allora, la questione, scusate, hongkongese è una questione che nasce allora e che è ancora irrisolta, o meglio, è risolta per il fatto che il governo centrale della Repubblica Popolare Cinese ha messo una pietra tombale sulla questione dei diritti umani di Hong Kong. Ma è una questione che si trascina da 150 anni, dalle guerre dell'oppio, che sono di poco precedenti alla nascita di Sun Yat-sen, sono degli anni 40 del 1800, le guerre dell'oppio, e ne parlo al plurale perché furono episodi successivi. Quindi lui nasce in un contesto turbolento, in un contesto che si sta aprendo, e uso un termine neutro perché, ripeto, in realtà si potrebbe parlare di vera e propria violenza contro questo territorio e contro questa gente, però si sta aprendo al contesto internazionale, si sta connettendo con quel contesto a tutti i livelli, a volte in maniera più pacifica, a volte in maniera più bellicosa. Fortunatamente la persona che noi oggi conosciamo è una persona che sta dal lato pacifico della storia, non completamente, ma tendenzialmente dal lato pacifico della storia. Allora, passo a un altro nome, questo nome è poco conosciuto dalle nostre parti, quindi nessuno si sognerebbe di chiamare Sun Yat-sen Ruxin. Ma questo è un nome che apre un'altra finestra su un segmento della vita ed è forse la finestra più interessante che possiamo aprire e il segmento più interessante che possiamo percorrere oggi per capire Sun Yat-sen appunto in un contesto multipolare, in un contesto internazionale. Vorrei superare anche la parola internazionale usando la parola transnazionale, perché Sun Yat-sen appunto non era semplicemente un segmento di connessione tra due nazioni, ma era il punto in cui quelle due nazioni si incontravano, era il nodo, come dicevo all'inizio. Allora, questo nome è il nome che lui adottò in seguito al battesimo cristiano, perché Sun Yat-sen incontrò la religione cristiana e rimase connesso, rimase annodato, continua a usare questa metafora intenzionalmente, con essa. Dove la incontrò? Beh, facilmente si potrebbe dire nel suo contesto cantonese, perché gli esploratori europei, poi colonizzatori europei, poi dominatori imperialisti europei, portavano con sé anche i propri sacerdoti, portavano con sé le proprie religioni e i propri missionari. Quindi nella zona del sud della Cina, sud-est asiatico, Cina meridionale, cominciavano ad essere presenti, erano già presenti, ma cominciavano a diventare più significative le missioni, non soltanto in quanto missioni religiose, ma in quanto porte di accesso della politica alla società cinese. Le missioni sono state anche questo, perlomeno in alcuni casi. Però il suo incontro con il cristianesimo non avviene lì, avviene in un altrove, perché Sun Yat-sen è una di quelle persone che appunto producono più nodi nella storia, come, sempre rimanendo nella metafora tessile, come una spoletta che va avanti e indietro e traccia una trama attraverso un ordito. E questo nome, o meglio, l'incontro che giustifica questo nome con la religione cristiana avviene negli Stati Uniti d'America, o meglio, nella parte più occidentale degli Stati Uniti d'America, cioè le Hawaii. Lo stato americano degli Hawaii sono il luogo in cui Sun Yat-sen arriva da giovane, giovanissimo adolescente, per studiare. Questo lo facevano tantissimi cinesi della sua epoca, andavano all'estero, venivano mandati all'estero a studiare, perché si pensava che all'estero ci fosse qualcosa di meglio. Ora, i cinesi sono sempre stati, e uso questo tempo un po' intermedio tra il presente e il passato, sono sempre stati e rimangono tuttora molto orgogliosi delle loro tradizioni. Ma a quell'epoca alcuni cinesi
cominciavano a capire il limite delle loro tradizioni, soprattutto sull'orizzonte politico. Le tradizioni cinesi potevano essere molto belle, molto buone, degne di essere difese su un piano culturale, ma avevano dimostrato i propri limiti sul piano politico e ancora di più su piani più tecnici, come ad esempio quello economico. Quindi si comincia a sviluppare un'idea di riformismo in Cina. Un riformismo che non ebbe vita facile. Vi ricordo la data di prima. Lui nasce alla metà degli anni 60 dell'Ottocento. In quello stesso momento, in quello stesso preciso momento, avveniva in Giappone la rivoluzione Meiji, cioè una rivoluzione che non soltanto riportava l'imperatore sul trono come vera e propria figura politica di riferimento, come vero e proprio potere esecutivo, in sostituzione dello shogun, del comandante militare, del dittatore militare, che invece aveva dominato il Giappone per secoli fino a quel momento, ma la rivoluzione Meiji rappresenta anche un'apertura al mondo esterno, un'apertura a quel mondo esterno che, usando una categoria geopolitica oramai superata, si identificava con l'Occidente. Noi usiamo ancora queste macro categorie di Oriente e Occidente, o meglio, noi al bar, perché in realtà negli ambienti accademici queste categorie non si usano più. Oriente e Occidente non si usano più, anzi viene considerato anche molto irrispettoso usare queste categorie, perché su una sfera definire un Oriente e Occidente in maniera categorica vuol dire prendere una posizione che è una posizione che risente di un certo suprematismo bianco, europeo, americano, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe meglio lasciare le categorie di Oriente e Occidente laddove si trovano, così come le categorie di Europa e Asia, a dire il vero, ma questo è un altro discorso. Ecco, per cui c'è un'apertura in Giappone a quel mondo nuovo. In Cina si sarebbe voluta una simile apertura, ma c'erano delle forti resistenze, e a tutti i livelli. C'è anche da considerare che il Giappone era una realtà più piccola e più omogenea dal punto di vista sociale. La Cina era, ed è ancora oggi, una realtà molto più grande e molto più complessa. Quindi non era facile riformare la Cina con lo schiocco delle dita. Serviva qualcosa di più. Però i riformisti c'erano. E sicuramente Sun Yat-sen è una persona che almeno all'inizio si avvicinò alla causa riformista, però fu respinto dai riformisti stessi. Perché? Perché poco tradizionalista. Ed è interessante pensare che i riformisti possano respingere una persona perché poco tradizionalista. Tradizionalista in che senso? Ovviamente, perché viene a chiederselo, perché da noi è, per noi è una contraddizione evidente dire ma i riformisti non dovrebbero essere antitradizionalisti. No, i primi, perlomeno i primi riformisti cinesi, quelli che pensavano che la Cina potesse essere salvata con una riforma più o meno radicale delle istituzioni politiche, economiche, ecco, quei riformisti però conservavano un cuore cinese. Conservavano un cuore cinese nel senso di confuciano. Quindi sì, bisognava cambiare le cose più tecniche sia dal punto di vista amministrativo, politico, sia dal punto di vista economico, tecnologico, produttivo, ma il cuore doveva rimanere cinese. Quindi bisognava essere cinesi al 100%. Fedeli al 100% perlomeno a un imperatore, l'imperatore del sapere, Confucio. Quindi non era necessario essere fedeli a quell'imperatore, all'imperatore politico, perché i cinesi hanno sempre avuto una visione molto dinamica della natura, della realtà e di conseguenza della storia, quindi gli imperatori cambiano,
non importa chi sia l'imperatore, l'importante è che ci sia un imperatore, quindi non conviene affezionarsi ad un imperatore, perché tanto poi magari domani non ci sarà più. Però c'è un imperatore eterno della Cina, che è appunto l'imperatore del sapere, Confucio, quella persona che incarna, e qui uso il presente, bisognerebbe essere prudenti nell'uso di questo presente, ma insomma per ora diciamo incarna i valori che identificano un cinese in quanto cinese. Dovete considerare che per 2000 anni, Confucio è una figura che risale a 2500 anni fa, e chiudo subito la parentesi su Confucio, ma per farvi capire il peso di questo personaggio, Confucio risale a 2500 anni fa, poi ci furono alterne vicende per la filosofia confuciana e la scuola confuciana, ma diciamo che per 2000 anni circa, andando da adesso indietro nel tempo, Confucio ha un po' rappresentato il dogma politico, etico, sociale. Guardate bene che non sto usando la parola religioso, perché il confucianesimo non c'entra niente con la religione. Rappresentò un dogma socio-politico per il popolo cinese. Quindi conoscere i testi confuciani e riconoscersi nel valore che quei testi confuciani esprimevano voleva dire essere cinesi doc. Lui non era un cinese doc, perché appunto fin da giovane fu andato all'estero a studiare qualcos'altro, per cui la sua famiglia era una famiglia che sì, poteva essere vicina a posizioni riformiste, ma li superava cercando un sapere diverso, e Sun Yat-sen lo trova appunto negli Stati Uniti d'America. Non andavano tutti negli Stati Uniti d'America, alcuni venivano anche in Europa, in particolare in Francia e in Germania. Però ecco, lui andò negli Stati Uniti d'America, e questo caso apparentemente fortuito della storia in realtà ha cambiato tutto, perché entrando in contatto con gli Stati Uniti, che erano sostanzialmente abbastanza giovani all'epoca, perché insomma considerate la data di fondazione degli Stati Uniti e l'epoca in cui vive Sun Yat-sen, quindi era una giovane repubblica, una giovane democrazia che affermava ancora se stessa e i propri valori. Valori che ovviamente erano già tipicamente americani, ma che avevano ancora delle radici molto grosse, molto riconoscibili in una certa cultura europea che potremmo definire democratica, per l'appunto, repubblicana, massonica e illuministica, perché era questo che dall'Europa era arrivato negli Stati Uniti d'America. Lui lo conosce, gli piace, lo assorbe, e lo assorbe proprio attraverso quella fenomeno culturale che invece altrove in Cina veniva rifiutato, cioè la religione. Ci sono alcuni cinesi che vedono nella religione cristiana la massima espressione, la migliore sintesi di tutte le qualità dell'Occidente. Altri cinesi invece che vedono nella religione cristiana la peggiore espressione dell'Occidente. Quindi i cinesi erano tendenzialmente polarizzati nel rapporto con il cristianesimo. O lo amavano al punto tale da convertirsi ad esso, o lo detestavano. Lui aderisce alle chiese congregazionaliste americane, quindi quelle chiese sostanzialmente autonome, anche qui fa un'esperienza molto individuale del cristianesimo, e adotta questo nome, che è un nome estremamente significativo. Allora, il nome di Rishin innanzitutto è un gioco di parole. Vedete sotto la pronuncia cantonese Yat-san. Yat-san ricorda quel Yat-sin, per noi Yat-sen, che era il suo nome scolastico originario quando era Canton. Però c'è un ulteriore gioco di parole, perché il primo sinogramma, il primo carattere cinese sulla sinistra, Zh in mandarino, Yat in cantonese, significa sole. E come si dice sole in inglese? Sun. E come si scrive sun in inglese? Sun.
che era il suo cognome. Quindi giocò attraverso l'inglese sul suo cognome. Sun, letto, sun, la parola è l'inglese per dire sole. Quindi c'è tutto questo incastro. I cinesi sono estremamente abili nel giocare con le parole perché hanno una lingua molto ambigua che li mette in condizione di abituarsi a giocare con le parole e diventano talmente abili da giocare anche con le parole altrui. Quindi è proprio un'attitudine che hanno. Però il riferimento è più profondo di questo semplice gioco di parole da settimana linguistica, perché il riferimento ci riporta proprio a Confucio. Ci riporta a Confucio, sotto ho messo il riferimento del libro dei riti, però al di là dell'estrazione filologica di questo passaggio con Ri Xin, tradotto sotto, ho messo in evidenza come in questo passaggio sono tre frasi sostanzialmente. E questo è cinese classico, quindi stiamo parlando dell'epoca di Confucio, 2500 anni fa. Oggi sarebbe più verbosa l'espressione di questa stessa cosa nel cinese contemporaneo, però ecco, così si fissano le tre frasi in cinese classico e c'è questo elemento ricorrente, Ri Xin, o Yatsan, secondo la pronuncia cantonese. Quindi se ti rinnovi in un giorno, se ti rinnovi un giorno, allora rinnovati ogni giorno, rinnovati un altro giorno ancora. È una traduzione molto elementare, molto brutta, io non sono un filologo classico, ce n'è uno seduto là dietro che poi vi intratterrà nell'intervento successivo al mio, che è più preparato di me in questa cosa, ma io non la cito per fare una lezione di cinese classico, la cito solo per testimoniare l'origine di questo nome, che è un'origine che nonostante sia un nome cristiano, comunque risente dell'influenza culturale cinese. Perché si potrebbe parafrasare per i cinesi una frase che è stata detta per noi, cioè i cinesi non possono non dirsi confuciani. Per gli italiani si diceva cristiani, cattolici, per i cinesi si direbbe confuciani. I cinesi non possono non dirsi confuciani, perché hanno avuto il confucianesimo in casa per 2500, o meglio per 2000 anni in maniera davvero invadente. Quindi gli è entrato nel DNA, si sono cibati di confucianesimo per 2000 anni. Quindi anche quelli che lo respingevano, però ce l'avevano dentro, quindi non potevano snaturarsi, non potevano estirparlo dalla propria natura. Poi un discorso diverso sarebbe sul confucianesimo oggi. Quindi oggi, 2023, il confucianesimo è ancora così radicato tra i cinesi contemporanei, ma questo è dentro di noi. Parleremo successivamente. Allora, eccolo qui, svolto adesso nel nome, perché non ho questa abitudine di chiamarlo Sun Yat-sen, i cinesi di solito lo chiamano Sun Zhongshan o semplicemente Zhongshan. Questo nome ci dà testimonianza di un'altra fase, quindi abbiamo la fase della formazione scolastica, di una formazione scolastica molto aperta alla novità internazionale, al punto tale da portarlo in quella internazionalità, perché poi teniamoci anche conto, non è andato in Missouri, è andato alle Hawaii, perché fosse capitato in un altro stato degli Stati Uniti magari le cose sarebbero andate diversamente, è andato alle Hawaii che erano già di per sé un contesto multilinguistico, multiculturale, multietnico, eccetera. Allora, questo nome però dà testimonianza di un'altra fase della sua vita, dicevo, ed è la parte rivoluzionaria. Perché ovviamente queste nuove idee con cui viene in contatto, con cui si annoda e che sposa al punto tale da interiorizzarle, non possono essere ininfluenti. Per cui lui a un certo punto comincia ad agire secondo queste nuove idee, secondo queste nuove intenzioni. E queste nuove idee non possono che portare alla rivoluzione, perché la situazione cinese era talmente fossilizzata che non c'era più niente da salvare. I riformisti nella seconda metà dell'Ottocento, l'ho detto, provarono a riformare la Cina, a cambiarla dall'interno, ma ci si rese conto che la cosa non era possibile. Ogni tentativo di riforma fu pesantemente soppresso nel sangue. Quindi c'era, perlomeno c'era
nel meccanismo politico della Cina dell'epoca l'intenzione di non autorizzare nessun tipo di riforma, se non riforme davvero blande e superficiali che non andavano però a cambiare in profondità l'essere della Cina, l'essere dei cinesi, come invece a quell'epoca si riteneva fosse urgente fare. Poi anche qui potremmo discutere sulla correttezza del loro giudizio, però discutiamo con il segno di poi perché sappiamo com'è andata a finire. Il nome, con il suo nome rivoluzionario, questo è un vero e proprio nome rivoluzionario, è un nome partigiano, potremmo chiamarlo partigiano Zhongshan. Il partigiano Zhongshan prende questo nome durante l'esilio in Giappone, perché visto che i comunisti venivano perseguitati e soppressi in Cina, bisognava trovare salvezza altrove. Il Giappone, che come vi ho detto prima si era già aperto, già modernizzato, o perlomeno lo stava facendo con un ritmo molto veloce e con un'intenzione molto ferma, ecco, il Giappone poteva rappresentare il giusto rifugio. Zhongshan, assieme agli altri rivoluzionari, si rifugia lì, trova rifugio in Giappone. E in particolare uno dei luoghi nei quali amava ritirarsi aveva il nome giapponese di Nakayama Sho, era una sorta di villa, di residenza imperiale, una sorta di grande parco in cui i rivoluzionari potevano trovarsi non soltanto per avere tregua, ma anche per confrontarsi tra di loro e imbastire i piani per il futuro. Il giapponese è una lingua che può essere scritta anche con i caratteri cinesi, quelli che loro chiamano kanji, significano caratteri cinesi. Per cui la parola Nakayama può essere scritta con i caratteri cinesi. Zhong, Shan, Naka significa Zhong, centro, Yama, come il Fujiyama, il monte Fuji, e la Yama vuol dire montagna, Shan in cinese. Per cui lui non fece altro che prendere questo nome dal luogo in cui si ritirava e tradurlo in cinese, o meglio, pronunciarlo in cinese, perché i caratteri sono gli stessi. Per cui quello che i cinesi e i giapponesi pronunciano Nakayama, i cinesi pronunciano Zhongshan. Ovviamente si può abbinare al proprio cognome originario Sun, ma anche Zhongshan basta, essendo un nome partigiano rivoluzionario. Infatti tante vie gli sono dedicate e tante vie sono chiamate semplicemente Zhongshan Lu, via Zhongshan, come noi abbiamo via Garibaldi, loro hanno via Zhongshan. Un po' il paragone può reggere tra i due. Anche per lì, così come Garibaldi faceva parte della libera moratoria, della massoneria, anche Zhongshan faceva parte della corrispondente cinese che si chiamava Tian Di Hui, che più che la massoneria assomigliava alla carboneria, quindi era qualcosa di ancora più profondo, di ancora più clandestino. La Tian Di Hui, la società del cielo e della terra, era la carboneria cinese e lui nella carboneria conobbe quello che poi divenne il suo cognato, perché sposato con due sorelle, ed erede politico. Anche qui lo nomino, come siamo abituati a chiamarlo di solito, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, il generalissimo, il dittatore militare della Cina, che poi i cinesi chiamano Jiang Zemin, il mandarino. Allora, questa è la sua parentesi dell'esilio, la sua parentesi rivoluzionaria in cui riordina le idee che ha assorbito negli Stati Uniti e che ha ovviamente metabolizzato in se stesso, si confronta con altri riformisti esuli o veri e propri rivoluzionari, perché alcuni avevano abbandonato l'idea del riformismo. Avevano capito che la Cina doveva essere drasticamente potata. Quindi la pianta cinese doveva essere tagliata alle radici e nuovi germogli dovevano spuntare da quelle radici. Quindi Sun Yat-sen, Zhongshan, Nakayama, rivoluzionario, non è più un riformista, è un rivoluzionario repubblicano. Quindi vuole cambiare alla radice la Costituzione cinese. La Costituzione che non è tanto la Costituzione politica, ma proprio la Costituzione sociale, culturale, morale del popolo cinese. La sua sintesi di ciò che aveva imparato e di ciò che aveva rielaborato attraverso i suoi studi, attraverso l'esilio, attraverso il confronto con gli altri, va sotto il nome di San Min Jui, che di solito vengono tradotti i tre principi del popolo.
C'è la parola min, che adesso rivedremo tra un attimo, che significa popolo, o meglio è uno dei modi per dire popolo, forse è quello più politico, sana il numero 3. Jui è l'espressione che di solito si dà ai principi, alle correnti politiche e filosofiche, corrisponde un po' al nostro suffisso ismo in italiano, per cui sarebbe il sanminismo, una cosa del genere. Sanmin Jui. Allora, qui tra l'altro ho messo questa fotografia dal mausoleo di Zhongshan che lo ritrae come... Vi ricorda qualcosa? Lincoln. Eh sì, a Washington c'è un monumento identico, solo che al posto della sedia, qui la sedia è un po' cinese, hanno dato uno stile anche cinese alla sedia. Sul trono, diciamo, su questo trono morale, a Washington siede Abraham Lincoln, naturalmente, e qui siede Sun Zhongshan, perché aveva assorbito quello, ed è vero soprattutto per quanto riguarda i tre principi del popolo. Perché i tre principi del popolo che si sintetizzano in queste tre espressioni Min, Zhu, Min, Chuan, Min, Shan, e che vengono tradotti in qualche modo, ho messo lì delle traduzioni che sono le traduzioni ricorrenti, ma mi verrebbe da dire lasciatele perdere, perché adesso ve le spiego, perché preso così potrebbe essere anche frainteso, nazionalismo, democrazia, benessere, sono termini troppo vaghi o al contempo troppo significativi per il portato di ciascuno di noi. Derivano dritti dritti da un discorso di Lincoln, il cosiddetto Gettysburg Address, cioè il discorso di Gettysburg, che fece dopo la battaglia di Gettysburg nel, pochi anni prima, tra l'altro, della nascita di Zhongshan, siamo nel 1863, una cosa del genere, inizi degli anni 60, quindi è proprio quel periodo lì. E Lincoln, nel suo discorso, lungo ma non troppo lungo, parla di un government, di un governo of the people, by the people and for the people. Quindi un governo del popolo, dal popolo e per il popolo, che anche qui vuol dire tutto, vuol dire niente. Poi Lincoln naturalmente lo spiega secondo quello che era la concezione statunitense dell'epoca e Zhongshan lo interiorizza attraverso il filtro della cultura cinese. Però è quello che per primo, infatti Zhongshan forse andrebbe studiato soprattutto come sperimentatore, perché è quello che per primo cercò di tradurre in cinese certi concetti che erano alieni, esterni alla mentalità cinese, non soltanto alla pratica politica, ma proprio alla filosofia, alla mentalità. Quando io importo la democrazia in un paese che non l'ha mai conosciuta, devo anche tradurla, cioè devo trovare una parola nella lingua di quel paese che renda il senso della parola democrazia. E la scelta di questa parola condiziona poi la ricezione di questo concetto, perché le parole creano il pensiero, per cui scegliere una parola o un'altra porta in una direzione o in un'altra. Allora, come possiamo spiegarvi questi tre principi del popolo, Min Zhu, Min Quan, Min Shan? Vi butto lì un'altra cosa, libertà, uguaglianza, fratellanza. A proposito di massoneria, a proposito di rivoluzioni repubblicane, libertà, uguaglianza, fratellanza. Libertà in che senso? Libertà per un popolo, ovviamente. Il nazionalismo non è inteso in senso etnico, anche perché la Cina era sempre stata, ed è ancora oggi, una realtà statale sovranazionale, multietnica. Per cui sì, c'è un gruppo etnico che in Cina ha un peso maggiore degli altri, gli Han, che rappresentavano, hanno sempre rappresentato, rappresentano tuttora, anche nei cinesi della diaspora, il 90%, più del 90% della popolazione cinese. Però ci sono altri 55 almeno gruppi, perché sono quelli codificati dal governo, ci sono un'infinità di altri gruppi etnici con le loro lingue e le loro tradizioni. Quindi era difficile fare nazionalismo su un'unica identità nazionale, su un'unica identità etnica culturale,
bisognava creare un nazionalismo che fosse un nazionalismo civile, un nazionalismo che fosse un nazionalismo rivolto al senso dell'essere cinese. Perché noi usiamo la parola cinese in maniera così, molto generosa, ma dovremmo specificare, perché sono tutti cinesi, tutti i cittadini della Cina sono cinesi, quindi anche i mongoli cinesi, anche i mancesi cinesi, anche i tibetani cinesi, gli uiguri cinesi, i juan, i miao, gli yi, i huai, eccetera, 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 sono tutti cinesi, sono tutti cinesi, ma uno solo sono Han. Una delle sfide che si presentavano a Zhongshan era quella di riuscire a creare una repubblica che fosse davvero pubblica, che fosse davvero di tutti i cinesi che si ritrovavano ad essere o che si riconoscevano intenzionalmente e consapevolmente in quella tradizione socioculturale. Min Chuan, l'uguaglianza. Qui è un'uguaglianza politica. Qui parliamo di diritti e di doveri del cittadino. Quindi la democrazia, un government by the people, cioè un governo che sia votato dai cittadini e che sia rappresentativo dei cittadini stessi. Ricordiamoci che venivano dal Vietnam. Quindi fu una rivoluzione davvero dal giorno alla notte. Non fu un lento digradare verso, no, no, fu proprio un taglio netto, dal bianco al nero, dal nero al bianco, se preferite. Minshan, tradotto come benessere, che io poi tradotto come fratellanza, è forse il più generico anche nella spiegazione che ha dato Zhongshan di questo concetto, perché riguarda la cura del popolo. Quindi un popolo non deve essere solo costituito come identità nazionale e fornito di strumenti democratici, di diritti e di doveri politici, ma deve essere anche curato. Devo dare da mangiare ad un popolo. Questo è un concetto, tra l'altro, molto cinese, perché la bussola della politica cinese è sempre stata ed è tuttora il concetto di armonia, che anche qui una traduzione che vi dico, lasciate perdere, perché la parola cinese è la composizione del cereale e della bocca, quindi si costruisce sull'idea stessa che abbiano tutti da mangiare. Quando ho una vera fratellanza, quando ho un vero benessere, quando tutti hanno da mangiare. I cinesi si sono impegnati, come sapete, anche nell'adempimento del primo impegno dell'agenda 2030, cioè la sconfitta della povertà, e hanno dichiarato di esserci riusciti. Simboli. Altro simbolo importante è la bandiera. Questa è la bandiera che noi oggi diciamo la bandiera della Taiwan, però attenzione, la Taiwan non è una nazione. La Taiwan ufficialmente, e ufficialmente intendo anche per noi, è una regione della Cina, intendendo per Cina la Repubblica Popolare Cinese. Che dopo non lo sia di fatto o che io non la riconosca come tale è un altro discorso, però per la comunità delle Nazioni Unite, a parte una trentina di micronazioni, tra cui la città del Vaticano, la Taiwan è una regione della Repubblica Popolare Cinese. Peccato che le persone che abitano sull'isola non si riconoscano cittadini della Repubblica Popolare Cinese, ma questo è un altro discorso. Questa bandiera che noi appunto associamo alla Taiwan è la bandiera che incorpora i simboli del Partito Nazionalista Cinese. In alto vedete il nome Qin Tian Bai Ri Man Di Hong, che significa quello che c'è scritto sotto, quindi la bandiera del cielo blu, Qin Tian. Tra l'altro Qin è un colore anche molto caro ai cinesi, quindi non è il blu come lo intendiamo noi, è il blu cinese. Bai Ri, il sole bianco, e poi Man Tian Di, la terra piena, del colore rosso. Quindi sono colori molto significativi, ovviamente, perché il rosso per i cinesi è il colore della felicità, il blu è il colore del cielo, ma c'è anche questo sole bianco con le sue punte in tutte le direzioni, quindi un sole radiante che rappresenta la diffusione di questi ideali, quindi la diffusione in senso centrifugo e contemporaneamente la coesione in senso centripeto di tutte le istanze politiche e sociali sotto questa bandiera, sotto questo simbolo.
bandiera che rappresentano i suoi colori anche i tre principi del popolo. Il blu rappresenta il cosiddetto nazionalismo, il bianco rappresenta la cosiddetta democrazia e il rosso il cosiddetto benessere. È una piccola nota a margine, una piccola curiosità, questa bandiera è rappresentativa proprio dei tre principi del popolo. Quindi esiste la bandiera di questo concetto, esiste il logo, la rappresentazione grafica di questo concetto. Ma esiste anche un'altra bandiera, perché è vero che adesso noi identifichiamo i tre principi del popolo, la Taiwan, la Repubblica di Cina, quella erede dell'opera politica di Zhongshan con la bandiera precedente, però esiste anche questa. Questa è la bandiera a me molto cara per il significato che rappresenta e non solo per il significato che ha avuto nella storia della Cina. Questa bandiera dei cinque colori, ogni banda un colore diverso, è la prima bandiera repubblicana cinese. Bandiera poco conosciuta al di fuori della Cina, poco conosciuta anche in Cina, a dire il vero, perché è stata usata proprio nell'affermazione della Repubblica all'inizio, poi il Partito Nazionalista, di cui Zhongshan era un fondatore, impose l'altra bandiera che avete visto. Però questa è la prima bandiera, quella che rappresenta il tentativo di tenere tutti insieme. Tutti insieme da che punto di vista? Innanzitutto, come dicevo prima, dal punto di vista etnico. Il primo principio è quello del nazionalismo. Quindi bisognava riuscire a tenere insieme le componenti etniche della Cina. La bandiera che avete visto rappresenta le cinque componenti etniche maggioritarie. Il rosso rappresenta gli Han, che come ho detto poco fa rappresentano il 90%, più del 90% della popolazione cinese. Il giallo era assegnato ai Man o Manju nella loro lingua, noi li chiamiamo Manchu o Mancesi. Che erano, perché erano significativi? Perché erano gli imperatori. L'ultima dinastia imperiale cinese non era di etnia Han, era di etnia Man, era di etnia Manju. E Zhongshan doveva riuscire a creare un movimento rivoluzionario repubblicano che si sbarazzasse degli imperatori senza incorrere nel razzismo per i mancesi. Perché era molto facile, visto che gli imperatori erano mancesi, lanciare lo slogan di com'è che dicevano all'epoca, stanare i topi manciù. Eravamo in un periodo molto infelice, tutti quanti il razzismo spopolava ad ogni latitudine, ad ogni longitudine, per cui anche per loro c'era il rischio di identificare la cacciata degli imperatori con la cacciata tout court dei mancesi, percepiti erroneamente come occupanti e invasori. Quindi, anche lì, soprattutto per quanto riguarda i Manju, era la cosa più difficile. I Mong o Mongol, i Mongoli, che anche quelli rappresentavano una fetta molto ampia, perché noi oggi ci figuriamo la Mongolia come una regione autonoma, ma quella Mongolia era parte integrante dell'impero cinese, si emancipò anche attraverso l'intervento russo, prima zarista, poi sovietico, però quella era parte integrante dell'impero sino-mancese. Quindi erano i cugini più stretti dei Manju. I Manju e i Mongol parlano una lingua affine, la scrivono con un alfabeto affine. Per cui i rapporti tra i due gruppi etnici erano molto stretti e molto pacifici. Gli imperatori Manju avevano l'abitudine di prendere anche mogli Mongol nel loro harem, proprio per continuare a rinsaldare questo rapporto. Poi c'erano gli Hui, che sono i musulmani cinesi. A quel tempo si usava questa parola molto generica, poi oggi esistono diverse parole per identificare i musulmani diversi. Erano i musulmani storici, diciamo. Oggi la questione con i musulmani in Cina è una questione che riguarda soprattutto la componente uigura del Turkestan, lo Xinjiang, come lo chiamano i cinesi, la regione al confine con il Kazakistan. Però i musulmani cinesi erano i Hui, musulmani arrivati in Cina sia dall'Iran o Persia, sia dall'Arabia, lungo le vie carboniere, e si erano insediati nei principali centri cinesi, subito dopo l'Egira, quindi stiamo parlando dell'VIII-IX secolo. E poi gli Zan, i tibetani, altra grossa fetta del popolo cinese, arroccati sul loro altopiano. Quindi il tentativo era mettere tutti insieme.
questi cinque gruppi poi sono presi a rappresentanza di tutti gli altri, ovviamente non si volevano escludere gli altri, si nominavano i cinque fratelli maggiori per riferirsi anche. Sono verso la conclusione, ho il tempo qui. E ho voluto riportare qui una frase che testimoni questo senso di comunità che John Shan cercava di trasmettere, proprio di trasfondere nel corpo della nuova Repubblica Cinese che aveva così tanto contribuito a costruire. Ecco, lui prende questa frase è associata a lui ma non è sua, è una frase che viene dal Li Ji, le cosiddette memorie sui riti, dove si dice, lo vedete scritto in cinese, ma ve lo dico già in italiano, qui non siamo più per fare lezioni di cinese, quando si segue la grande via, tutto il mondo diventa una comunità. E vedete la stessa espressione Tian Xia Wei Gong, che poi è stata riprodotta nella targa, nella grande tabella, alle spalle di questo vero e proprio tempio, si potrebbe dire, scritta però da destra verso sinistra secondo la maniera classica. Quindi io qui ho scritto come scrivono i cinesi oggi, da sinistra verso destra, là è scritto la maniera classica, da destra verso sinistra. Tian Xia Wei Gong. Quindi Tian Xia, tutto quello che c'è sotto il mondo, Tian Xia vuol dire letteralmente quello. Tian, cielo, Xia, sotto. Per cui sotto il cielo, tutto quello che sta sotto il cielo, Wei, è una sorta di verbo dinamico, quindi un diventare, un farsi, Gong. Gong è la parola che più comune che i cinesi hanno per descrivere l'idea di condivisione, quindi di comunità. Quindi una comunità dove c'è un'integrazione, ovviamente, non c'è soltanto una convivenza di pezzi diversi, non era questo che voleva John Shan. Voleva riuscire a creare un punto di convergenza, il famoso nodo, un nodo in cui si intrecciassero tutti questi fili, politici, etnici, culturali, linguistici, filosofici, eccetera, eccetera. E lui cercò di essere quel nodo. E tra l'altro, dal mio punto di vista, tutti i grandi personaggi storici, come dicevo all'inizio, sono nodi. A mio avviso, ma questa è un'opinione personale, John Shan è uno di quei pochi nodi consapevoli di essere un nodo. E quindi cercava di tradurre la sua natura di nodo in un'azione politica che cercasse di annodare, di allacciare, di comporre diverse parti in un'unica identità, l'identità della comunità, che appunto non era per niente facile, perché io ho indugiato soprattutto sulle componenti socioculturali, diciamo così, ma c'erano le componenti politiche. Perché la Cina non si era votata soltanto al nazionalismo, o meglio, repubblicanesimo all'americana, perché altri avevano studiato altrove e altrove avevano assorbito altre idee. L'altra grande componente che animava il dibattito politico in Cina era la componente socialista, che di solito si apprendeva però in Europa, in particolare in Francia. Per cui chi andava a studiare in Europa diventava socialista, chi andava a studiare in America diventava nazionalista. E si dovevano però confrontare questi due qui. E poi c'era un'altra componente ancora che di solito arrivava per via russa, che era la componente anarchica. Perché c'era anche quella componente lì, in un impero di cui si fa tabula rasa, si crea spazio per tutti. Per cui cominciano a emergere diversi germogli. E si diceva che John Shan riuscisse ad essere nazionalista con i nazionalisti, socialista con i socialisti, anarchico con gli anarchici. E poi si sarebbe detto anche comunista con i comunisti, se poi purtroppo i rapporti con il comunismo si inclinavano praticamente subito. Il comunismo finì nella clandestinità e iniziò una guerra civile con il partito nazionalista al potere, che però riguarda l'eredità di John Shan, perché John Shan muore alla metà degli anni 20, in un momento davvero molto critico, e le cose furono prese in mano dal famoso cognato e confratello, Chiang Kai-shek, Jiang Jiechi, che però appunto fa il pugno duro, dice no, qui non si può andare per compromessi. Qui mio cognato, sì, bravo lui, però qui bisogna andare con le maniere forti, l'unico modo per tenere tutti insieme sono le armi.
quindi impose, tentò di imporre una Pax Armata alle varie componenti del popolo cinese, ma non era quello il modo, non era quello il tempo, anche perché la Cina era davvero frammentata. La Cina era frammentata non solo a livello politico, ma era frammentata proprio a livello sociale, perché nel nord della Cina facevano il bello e il cattivo tempo, come si dice di solito, i cosiddetti signori della guerra. Quindi comandanti militari dell'esercito regolare che però avevano dei potentati, dei feudi nel nord della Cina in cui decidevano loro. E tenevano sotto minaccia continua, sotto minaccia militare ovviamente, la neonata Repubblica. Il sud della Cina, il sud e soprattutto la zona costiera della Cina, era smembrata dalle potenze imperialiste e colonialiste, i cosiddetti occidentali, che abbiamo detto all'inizio, che poi cominciarono ad arrivare da tutte le parti, perché gli imperi britannico, francese arrivarono via mare, ma l'impero russo, poi sovietico, arrivò via terra, quindi cominciò a erodere il territorio settentrionale della Cina. Quindi la Cina era accerchiata dalle potenze imperialiste straniere, che avevano cercato di arraffare quello che avevano potuto con il crollo dell'impero, però fortunatamente il passaggio dall'impero alla Repubblica fu immediato e quindi non riuscirono ad alienare ampie fette di territorio cinese, se non indirettamente attraverso quel meccanismo che potremmo chiamare semicoloniale delle concessioni. Quindi la Cina non fu mai davvero occupata e ripartita come successe per l'Africa o per il Sud America e altre parti del mondo, ma fu, diciamo, ci furono delle sfere di influenza molto pesanti e molto importanti. Concludo con la traduzione in proverbio di quella citazione classica confuciana così cara però a Zhongshan, che è il proverbio che dice: se il grande fiume ha acqua, i canali sono in piena; se il grande fiume non ha acqua, se il fiume è in secca, i canali sono in secca. Che è un po' quello che è l'eredità, diciamo, potremmo dire, politica. Cioè il tentativo, l'intenzione, un'intenzione che però va per tentativi in un paese così grosso e così complesso, di riuscire a comporre le diversità, ma soprattutto, terzo principio del popolo, a lavorare per il benessere di ciascuna di queste componenti in un principio di comunità. Zhongshan viene ricordato come Guofu, sia nella Repubblica di Cina, quella in esilio sull'isola di Taiwan, Formosa, sia nella Repubblica Popolare Cinese, quella che occupa il continente. Quindi Guofu vuol dire padre della patria, letteralmente Fu è la parola che significa padre. E infatti questa fotografia è la fotografia di piazza Tiananmen, quindi sta lì questo ritratto, e perlomeno viene messo durante le celebrazioni ufficiali. E il partito, e qui do il lancio a quella che sarà la modernità che verrà presentata nel prossimo intervento, mentre nella Repubblica Popolare Cinese viene ricordato come Kuomintang, cioè il precursore della rivoluzione. Kuomintang è la parola che ricorda, che significa rivoluzione. Qui vedete la celebrazione della rivoluzione Xinhai, il 10 ottobre 1911, che non è l'inizio vero e proprio della Repubblica di Cina, perché l'inizio vero e proprio fu stabilito il 1 gennaio del 1912, quindi l'anno successivo, primo anno della Repubblica, 1912. Qui viene celebrata comunque la rivoluzione Xinhai, perché è quel momento rivoluzionario che accomuna i comunisti del continente e i nazionalisti dell'isola. Viene celebrato il centenario, quindi qui siamo nel Mindakuei, nella sala della Grande Assemblea del Popolo. Al centro c'è il ritratto del partigiano Zhongshan e sotto il ritratto, le due figure sotto si riconoscono, sulla sinistra Hu Jintao, sulla destra Jiang Zemin e poco più in là, penultimo sulla sinistra,
C'era già anche lui. Meno male. C'era già anche lui, questo grosso personaggio. Per cui era anche lui lì a rendere omaggio e testimonianza dello spirito rivoluzionario cinese. Qual è stata la realtà di questo spirito rivoluzionario cinese? Ne parleremo nel pomeriggio. Grazie. Ciao. Grazie. Per cui se qualcuno ha delle domande istantanee sono a disposizione, se no so che c'è previsto un dibattito nel pomeriggio, dibatteremo furiosamente. Rispettosamente. Con un rispettoso fumo. Ma ci mancherebbe. Scusa Marco. Sì. Come mai scrivono i numeri all'occidentale e non i numeri? Perché hanno importato anche questi? Allora, John Shan importò tante cose, quindi lui fu il primo presidente provvisorio della Repubblica Popolare Cinese, mi pare dal gennaio all'aprile, non vorrei sbagliarmi, ma la prima metà del 1912 la presidenza fu sua. E importò tante cose che secondo lui servivano, o perlomeno contribuivano, a rinnovare la società cinese. I numeri, questi numeri circolavano già, non è che fossero numeri sconosciuti. Però ecco, il riferimento al calendario, perché lui fece adottare la nuova repubblica il calendario gregoriano, quel calendario solare che usiamo anche noi, senza però sostituire il calendario tradizionale cinese, che è il calendario agricolo, che è un calendario lunisolare, quindi una combinazione di luna e sole. Infatti oggi in Cina esistono i doppi calendari, quando uno guarda il calendario cinese c'è la data scritta doppia, secondo il calendario agricolo tradizionale e secondo il calendario gregoriano contemporaneo. Secondo lui anche l'adozione di questa nuova numerazione serviva a rinnovare un po' la mentalità. Capite benissimo che però la cosa è imporre nuovi numeri, nuovi calendari, cioè nuovi nomi. Lui si inventò anche il nome della Repubblica, quella che lui fondò, John Huaminghuo, la Repubblica di Cina, quella che oggi, ripeto, si trova in esilio a Taiwan, ed esiste ancora, perché uno dice, ma è finita la Repubblica di Cina? No, ufficialmente esiste ancora, perché quel governo in esilio a Taiwan definisce se stesso Repubblica di Cina, non Repubblica di Taiwan. Per cui ecco, è uno dei fenomeni, sono quei fenomeni appunto più sociali che altro, più formali che sostanziali, che però secondo lui servivano anche a questo. Sì, io ho detto occidentale, ma sono numeri arabi. Ah beh, sono numeri indo-arabi, certamente, infatti noi li chiamiamo di solito i nostri numeri, ma sono numeri indo-arabi, assolutamente. Anche lì è doppio il sistema, come il calendario è doppio, cioè i cinesi possono scrivere sia con i loro numeri tradizionali, che sono dei veri e propri caratteri cinesi, sia con questi numeri qua. La lettura non cambia e questi sono un po' più semplici, perché c'è una notazione diversa, per cui la notazione cinese è più esplicita, per cui non so, dovessi scrivere, adesso questa è una cosa diversa perché riguarda il calendario, ma se io dovessi scrivere il numero 2011 come quantità, tipo 2011 sedie, dovrei esplicitare 2000, 2 migliaia, 0, una decina e una unità, quindi sarebbe più prolisso, più verboso. Sì. Prego. Scusa, nella bandiera dei cinque colori ho visto che c'è anche il Tibet, e allora mi chiedo com'è nato poi il Tibet. Allora, la questione tibetana, che non è argomento di oggi, però sì, ne parlo però volentieri. Mi è venuta la curiosità. Sì, no, è una questione molto complessa, che risale, si potrebbe dire, almeno alla dinastia Tang, quindi a 1300 anni fa, quando le principesse imperiali dell'impero cinese di etnia Han andavano in spose agli imperatori tibetani sull'altopiano, quindi c'erano rapporti parentali, quindi rapporti di fratellanza e di pace politica tra i due. Nonostante questi imparentamenti tra i due imperi, quello Han cinese e quello tibetano, le guerre non mancarono, anche perché noi oggi abbiamo un'immagine dei tibetani ricalcata sulla figura del Dalai Lama. Ma i tibetani non sono così, e soprattutto non erano così.
I tibetani erano guerrieri armati fino ai denti, sanguinari, che scendevano dall'altopiano, razziavano tutte le città della pianura, risalivano carichi di bottino sull'altopiano dove non poteva raggiungervi nessuno. Nell'immagine asiatica, il brigante, il tibetano è il brigante. Quindi no, i contadini e le donne che dormivano nelle stalle con gli animali al freddo, no, sfruttati dai tibetani, no, insomma. C'è cioè, detto scontro tra cinesi e tibetani, ma la Cina non era già, cioè il Tibet non era già progressivo? No, no, il Tibet, la regione, quella che noi chiamiamo Tibet, quindi il Tibet in senso storico, non la regione cinese del Tibet che è ancora più piccola, il Tibet in senso storico, quindi sostanzialmente tutto l'altopiano tibetano, entra a far parte della compagine imperiale cinese tra il XIII e il XIV secolo, quando però la Cina non è Cina, perché l'impero cinese a quel tempo è il Gran Canato fondato dai mongoli in Cina e il Dalai Lama diventa il viceré su mandato mongolo in Tibet. Per cui Dalai Lama è una figura politica, un viceré, non è neanche un capo religioso, neanche i tibetani considerano il Dalai Lama un capo religioso. Il capo spirituale del Tibet è il Ganden Tripa, che se ne sta tranquillamente in Tibet, perché la questione tibetana non è una questione religiosa, è una questione politica, certo. Quindi il Dalai Lama è il viceré su mandato mongolo in Tibet. Quindi è una questione politica molto complicata. Poi è rimasta, è stata investita di un significato religioso, essendo considerata questa è la quattordicesima, quella che c'è vivente adesso. Comunque la reincarnazione di Avalokiteshvara, cioè il Bodhisattva della Misericordia, il santo ausiliatore della misericordia, e che complica ulteriormente le cose per vari motivi. È come se il Papa dicesse di essere la reincarnazione di Gesù Cristo e non il vicario. Per cui sarebbe un po' più complicato deporre o ammazzare un Papa se fosse la reincarnazione di Gesù Cristo. No, poi c'è. Lui è la reincarnazione di questo, questo che probabilmente è il santo più importante, la situazione si complica perché il Dalai Lama vivente, il 14° Tenzin Gyatso, ha detto, secondo l'oracolo, di essere l'ultimo, e che i cinesi hanno tirato un sospiro di sollievo, dire con questo abbiamo finito. Ma dopo a un certo punto ha detto no, non è vero che sono, cioè sono l'ultimo come reincarnazione, ma dopo di me si creerà un conclave di lama tibetani che eleggerà il nuovo Dalai Lama. Quindi la questione politica va avanti ancora, anche perché il Tibet è di fatto una regione cinese. Non tutti i tibetani sono ostili al governo cinese in quanto tale, quindi non immaginiamo mai il mondo polarizzato, ci sono sempre un sacco di sfumature, per cui non è tibetani contro cinesi o tibetani contro Han. La questione è più sfumata. I cinesi Han, quelli governativi, cercano di accaparrarsi anche il potere religioso in Tibet, scegliendo con opportune commissioni di partito, con opportune commissioni politiche, le reincarnazioni dei lama, i cosiddetti tulku. Per cui adesso è stato riconosciuto il Panchen Lama, cioè la seconda carica del Tibet, quella incaricata di trovare il nuovo Dalai Lama quando questo sarà morto, perché Panchen Lama e Dalai Lama si trovano l'uno con l'altro. Esiste un Panchen Lama ufficiale riconosciuto dal governo in esilio del Dalai Lama, ma esiste un Panchen Lama ufficiale riconosciuto dal governo cinese. Quindi il governo ha dato il patentino di Panchen Lama ad un bambino reincarnato che adesso è diventato adulto e che avrà il dovere di trovare il prossimo Dalai Lama. Potresti suggerire un testo per capire un po' questa questione? Albert Ettinger. Eccolo lì. Albert Ettinger, Tibet libero, punto di domanda. Bellissimo libro. Ecco, questo punto di domanda è molto interessante. Perché fosse stato Tibet libero e basta. Certo, perché spiega invece la complicazione delle cose. Io ho conosciuto Ettinger, sono stato in Lussemburgo da lui 2 giorni. Persona straordinaria che è stata in Cina tantissimo, un grandissimo studioso. Ottimo consiglio, grazie.